Salve a tutti Watch Kibari e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su Hunger Games Simulator e oggi andiamo a vedere un po' la Super Mario Battle, quindi appunto questi 12 distretti, squadre si sfideranno in questa battaglia di sopravvivenza. Allora, abbiamo la squadra di Mario e Luigi, Yoshi e Toad, Peach e Daisy, Bowser e Bowser Jr., Wario, Waluigi, Donkey Kong, Diddy Kong, Koopa e Goomba, Toadette e Rosalinda, Struz e Pauline, Tartosso e Pianta Piranha, Tipo Timido, Kamek e infine Wurt la Rana di Super Mario Bros. 2 e Robo Mario. Ma questo personaggio che c'entra è... Beh, in realtà lui è comparso per la prima volta e solamente in Mario Kart Arcade, non mi ricordo se è il primo o il secondo, ma è quello con Pac-Man, ecco. E poi comunque in Italia è rarissimo da trovare nelle sale giochi, però si trova di più in America o in Francia, eccetera. Allora, ragazzi, iniziamo. Adesso io traduco la pagina. Ok, perfetto. Ecco, Todd si chiama Rospo Pesco. E ok, ragazzi, procediamo. Allora, mentre i tributi stanno sul loro podio, suona il corno. Mario. Perché Mario? Perché Mario? È Luigi! Strappa una mazza dalle mani di Kamek. Ok. Peach fuggi dalla cornucopia. Pianta Piranha trova una borsa piena di esplosivi. Bowser afferra una spada. Mamma mia, Bowser già con la spada. Yoshi fugge dalla cornucopia. Il vero Mario strappa una mazza dalle mani di Robo Mario. Koopa scappa dalla cornucopia. Toadette scappa. Tartosso e Donkey Kong lottano per una borsa. Donkey Kong si arrende e si ritira. Attenzione, attenzione. Wario prende uno zaino, non rendosi conto che è vuoto. Che scemo. Waluigi spaventa Toad lontano dalla cornucopia. Ok. Diddy Kong recupera un tridente dall'interno della cornucopia. Diddy Kong con un tridente. Allora, attenzione. Goomba, Tipo Timido, Pauline e Struzzi condividono tutto ciò che hanno raccolto prima di correre. Va bene. Bowser Jr. scappa dalla cornucopia. Wurt la Rana si imbatte nella cornucopia e si nasconde. Va bene, tanto è grosso come non so cosa. Rosalinda prende una bottiglia di alcol e uno straccio. Daisy afferra uno scudo appoggiato alla cornucopia. Ok. Rosalinda riceve cibo fresco da uno sponsor sconosciuto, attenzione, dunque al giorno 1. Wurt la Rana spaventa Daisy, ok. Donkey Kong pratica il suo tiro con l'arco, attenzione. Goomba riceve un'accetta da uno sponsor sconosciuto, ma come fa Goomba? Come fa Goomba a tenere in mano un'accetta, cioè la tiene con la bocca? Ok. Allora, Toadette scopre un fiume, Mario viaggia verso l'alto. Penso che va sulle colline, sulle montagne. Koopa sente per caso Bowser Jr. e Waluigi che parlano in lontananza. Ok, Diddy Kong e Pauline si dividono per cercare risorse. Kamek uccide Pianta Piranha con la sua stessa arma! Attenzione, Pianta Piranha è morto. Ah, occhio, o morta, vabbè. E Kamek è il primo a fare la prima kill. Tipo Timido riceve un esplosivo da uno sponsor sconosciuto. Luigi riceve un'accetta da uno sponsor sconosciuto. Yoshi tende alle ferite di Robo Mario. Bowser pensa a casa. Guarda del tuo castello. Struzzi fa una fionda. Tartosso scopre un fiume. Wario sente Peach e Toad parlare in lontananza. Io sinceramente non so perché mi ha tradotto Luigi con Mario, perché io ho scritto Luigi durante appunto le impostazioni del cast, ma e vabbè, questo sito ha qualche problema. Yoshi sopravvive. Allora, aspetta. Uno sciame di cacciatori e di inseguitori invade l'arena. Tipo delle vespe, delle api. Ok. Yoshi sopravvive. Rosalinda muore lentamente dalle tossine degli inseguitori. Quindi Rosalinda è spacciata. Koopa sopravvive. Struzzi muore lentamente dalle tossine degli inseguitori. Quindi muore. No! Robo Mario è morto per le tossine degli inseguitori. Perché Daisy sopravvive. Mentre fugge il seguitore, Goomba afferra Bowser e lo getta a terra. Oh mio Dio! Goomba ha sconfitto Bowser! Bowser, ma che fai? Mi ti fai battere da un Goomba? Wario muore lentamente. Sappiamo già come.
Wart la rana sopravvive, la pesca è appunto a morte. Ok. Bowser Jr. bussa inconscio a Timido e lascia lì come esca. Ok, Paulino sopravvive. Toad e Donkey Kong finiscono i posti per correre e sono a punto di morte. Tartosso sopravvive, per fortuna. Diddy Kong mette fuori il combattimento a Toadette e lo lascia lì come esca. Aia, Diddy Kong è malvagio. Waluigi sopravvive. Kamek muore lentamente dalle tossine dei inseguitori. Mario muore lentamente dalle tossine. Madò quanti sono morti. E Luigi sopravvive. E quindi, raga, sono morti Pianta Piranha, Rosalinda, Struzzi, Robo Mario, che non c'è, personaggio troppo dimenticabile, appunto, se n'è andato via. Bowser, Wario, Peach, tipo timido, Toad, Donkey Kong, Toadette, Kamek e Mario. Attenzione, ragazzi, caro Super Mario non ha vinto proprio. Bowser Jr. lascia Pauline nel suo rifugio. Wart la rana colpisce la testa di Yoshi con una mazza. Attenzione! Luigi tenta di accendere un fuoco, ma non ha successo. Ok. Goomba allestisce un campo per la notte. Tartosso riceve un fornitore medico da uno sponsor sconosciuto. Diddy Kong si arrampica su un albero per riposare. È facile, una scimmia. Waluigi sconfigge Koopa in combattimento, ma risparmia la sua vita. È buono. Daisy interroga la sua sanità mentale. Ok, Diddy Kong va a caccia, Goomba viaggia verso l'alto, Koopa riceve una ceta da uno sponsor sconosciuto, Bowser Jr. cerca legna d'ardere, Daisy, Pauline e Waluigi cercano altri tributi, Tartosso viaggia verso l'alto, Wart la rana cerca una fonte d'acqua e Luigi va a caccia. Minchia, raga, Luigi sta vincendo parecchio. Ok, qua è morto solamente Yoshi, poverino. Allora, Tartosso avvelena la bevanda di Yoshi, ma la schiama per la sua e muore. Tartosso, ragazzi, è morto. Non ci credo. Il mio personaggio preferito, raga, ma maledizione. Bowser Jr. attende alle sue ferite. Luigi si mette a piangere per dormire. No. Wart la rana e Waluigi si incontrano e decidono di fare tregua per la notte. Pauline riceve forniture mediche da uno sponsor sconosciuto. Diddy Kong riceve cibo fresco da uno sponsor sconosciuto. Goomba chiude silenziosamente il collo di Daisy. In pratica, Goomba ha stortato il collo di Daisy. Come ha fatto non si sa. Koopa strangola Wart la rana dopo aver ingaggiato una rissa. Occhio, regà. Pauline, Diddy Kong e Bowser Jr. imboscano senza successo Goomba, Luigi e Waluigi, che invece li uccidono. Quindi ragazzi, Pauline, Diddy Kong e Bowser Jr. sono morti, quindi mancano solamente questi tre. Koopa insegue Waluigi, Luigi e Goomba cercano altri tributi. Ok, procedi. Allora, sono morti Tartosso, Margherita, Wart la rana, Pauline, Diddy Kong e Bowser Jr. Procediamo. Luigi rimane sveglio tutta la notte, Goomba lancia una freccia a Koopa ma manca e uccide invece Waluigi! Ragazzi, Goomba sta facendo le robe belle, ragazzi, cioè, capito? È una roba pazzesca, è una roba pazzesca! Poi, Koopa vede un fumo aumentare in lontananza ma decide di non indagare. Goomba interroga sulla sua sanità mentale, Luigi mette in dubbio la sua sanità mentale. Ok, è morto Waluigi. Koopa e Luigi parlano dei tributi ancora vivi. Goomba tenta di accendere un fuoco, ma non ha successo, non c'ha le mani. Goomba scappa da Luigi, Koopa interroga la sua sanità mentale. Nessun colpo di cannone, tutto a posto. Luigi, Koopa e Goomba cantano allegramente canzoni insieme. Ma se rimane... Scusa, allora, siete solamente in tre. Cavolo, andate avanti. Vabbè, Goomba riceve cibo fresco da uno sponsor sconosciuto. Luigi insegue Koopa. Niente. Goomba decapita Koopa con una spada. No, no, regà, no. Luigi accidentalmente fa esplodere una mina mentre cerca di armarla. Ha vinto Goomba. Non ci credo, ha vinto Goomba!
Raga, il nemico di Super Mario più... Cioè, inutile! Quello proprio che non sa... Cioè, ho vinto Goomba del distretto 7! Ragazzi, non me l'aspettavo! Goomba ha fatto una strage! Goomba ha fatto una strage! 7 kills! Non ci credo, ha vinto Goomba! No, regà! No! Ragazzi! Raga! Oh mamma mia, che colpo di scena! Ok, allora, basta. Questo è tutto per questo video degli Hunger Games di Super Mario. È stata una cosa pazzesca. Wow, raga, non ci credo. Ok, basta. Ciao.